Dutchess e sono qui per spiegarvi le motivazioni del mio ingresso all'interno dei Liquid. Come sapete, è stato scritto in giro, comunque per un comunicato ufficiale dei Liquid, che in futuro io farò parte dell'associazione Liquid. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non abbiamo ancora ben definito degli accordi, comunque un contratto, come vedete invece la Gfinity. E dobbiamo ancora definirli. Prossima settimana o fra 2 settimane sarò a Milano per definire il contratto e parlare ovviamente con il presidente dell'associazione Revertiv. Allo stesso tempo sarò lì ovviamente per cercare di firmarlo, per trovare questo benedetto accordo che stiamo cercando. E com'è nata questa cosa di entrare nei Liquid? Allora, per prima cosa con i Liquid è nato tutto qualche giorno fa quando sono stato chiamato da Revertiv in seguito a delle cose che erano successe e parlando così ci siamo trovati a cercare di sviluppare qualcosa assieme. Loro vogliono avere comunque il miglior team, la migliore squadra, i migliori giocatori all'interno della loro rosa, ovviamente cercare di farli diventare i primi professionisti italiani. E Revertiv si è rivolto a me per creare qualcosa comunque più là in futuro. Queste comunque nelle prossime settimane si parla proprio per cercare di creare quello che veramente un qualcosa di serio e professionale a livello italiano, quello che hanno comunque provato a fare anche gli NXG, poi è andata come è andata, però comunque anche gli NXG che ci hanno provato. La cosa che ci siamo trovati a parlare era sul fatto: tu Beppe, perché mi vuoi? Parlo di Revertiv. Mi vuoi per la mia immagine, mi vuoi per la possibilità che ho di portare views, visibilità, eccetera. E lui mi ha detto: no, io ti voglio perché comunque sappiamo tutti di come sei tu all'interno di un team. In ogni team in cui sei stato te, indipendentemente dai giocatori, è diventato competitivo, è diventato comunque giocatori importanti, sono diventati quelli che hanno giocato con te. Quindi è anche un volere suo di cercare di creare una squadra a livello italiano che possa finalmente competere e magari ora proprio su Black Ops 3, dato che arriverà, che è un gioco che io amo, di creare quella che è una squadra di Liquid su Black Ops 3 che possa competere a livello europeo, che possa essere comunque considerata un'ottima squadra e non essere presa in giro. Oltre a questo, perché io sono entrato nei Liquid e non sono rimasto nei FaBe? Come sapete, i FaBe sono stati costretti a prendere 2 giocatori tedeschi che sono Quickie e Rox, che come sapete non hanno nemmeno cambiato ancora la gamer tag. Questo perché principalmente dovevano prenderli per il Gamescom per poter fare l'evento di rappresentanza al Gamescom di Black Ops 3. E quindi, essendo Activision Germany, essendo tra l'altro Activision Italia nemmeno considerata nel Gamescom. Perché come avete visto tutti i giocatori invitati sono giocatori che non c'è nemmeno un giocatore italiano invitato. Si sono trovati in una situazione molto brutta, non avere i fondi per poter mandare un giocatore, in questo caso italiano, come in questo caso l'Activision Germany avrebbe dovuto fare assieme a Kiwi, Gunnerit, eccetera, eccetera. E poi non avevamo nemmeno ancora un quarto giocatore definito. Ovviamente i FaBe mi hanno proposto pure in futuro di continuare a giocare con loro se non andrà bene questa cosa con i 2 giocatori scelti dall'associazione FaBe. Io però ho anche questa opportunità di entrare in Liquid, che è l'opportunità di essere riconosciuto finalmente come un giocatore professionista in tutti gli effetti. Io sì, guadagno qualche soldo, ma lo guadagno con i miei sponsor, con quello che faccio io. Ed essere uno dei primi giocatori sponsorizzati, comunque essere non uno dei primi, però un altro dei giocatori sponsorizzati, potrebbe essere può essere un'ottima occasione per me. Allo stesso tempo, come sapete, ho detto che non voglio avere niente a che fare con la community italiana, ma qui penso che molti di voi hanno travisato le parole. Community italiana intendo i giocatori italiani, della community italiana, quelli che smerdano, che giocano perché per loro è un hobby. Non è giocare per cercare di farlo diventare un lavoro o comunque qualcosa di più importante. Giocano perché per loro è così, non so cosa fare della mia vita, io passo 12 ore al giorno su Call of Duty. E io parlo di quelle persone che insultano e buttano via il lavoro degli altri perché abbiamo fatto veramente tanto in questi anni su Call of Duty e mi dispiace vedere che si va avanti, si fa un passo avanti e poi se ne fanno 2 indietro per colpa di certe persone. E quindi spero che con i Liquid di poter dare una possibilità non solo comunque ad altri giocatori o comunque sperare di dare un po' più importanza a quella che è la community italiana e cercare finalmente di far uscire nuovi giocatori da questo panorama, specialmente con il cambio di console su PS4. Questa potrebbe essere veramente una grande occasione per molti giocatori di farsi vedere e finalmente scavalcare quelli che sono i vecchi, gli anziani, che come avete visto, i vecchi e gli anziani non sono niente di che. Si possono battere, ci sono ora infatti già giocatori nuovi come i Rewind, ma come gli stessi VFL, eccetera, eccetera, che sono ottimi team a livello italiano.
Per quanto riguarda invece il fatto che noi siamo indietro come community rispetto a, come si dice, agli americani e agli europei, il problema è che non siamo indietro. Abbiamo giocatori molto bravi anche nel nostro paese. L'unico problema è uno: quando la gente gioca a COD, tutti dicono guarda degli streaming, bla bla bla, impara gli spawn, impara, cioè rotiamo di là, rotiamo di là. Quando si gioca però a livelli molto alti non esiste fare solo quello, anche in un gioco frenetico come COD. Se voi, come posso dire, prendete, Zoom ha fatto un 4-piece tanto qui sulla Gfinity, comunque se voi prendete per esempio come ci si allena negli altri giochi, ok, si fanno le tattiche eccetera eccetera, ma poi quando si vince o si perde, poi si va in privata, si guardano le tattiche assieme, si guarda come si rompe questa heal, come la rompiamo se rinasciamo qui, cosa facciamo se rinasciamo qui, non si fanno le cose a caso, si fanno le cose precisamente. E questo è un problema che in Italia sta coinvolgendo un pochino tutti, tutti ora stanno praticamente, giocano e fanno ok, rompiamo la heal, tu vai a destra, vai a sinistra. Non funziona così, non funziona dicendo io vado a destra o a sinistra. Si va assieme da questa parte. Quando io sono qua, tu tiri una stunda dentro la porta, tira da su dentro la porta, entriamo e la rompiamo. Perché anche se questo COD è così frenetico, alla fine, guardate i giochi come CSGO, bisogna essere sincronizzati e lavorare come un team con le tattiche e ovviamente gli strumenti che ti fornisce lo stesso gioco. Io sicuramente. Questa cosa mi è stata impartita anche dai team europei con cui ho giocato, specialmente con i Fabe. Voi mi avete seguito in qualche streaming, in qualche streaming avete visto pure i nostri modi di giocare e fare le tattiche su Uplink, che era andiamo in privata, vediamoci cosa fare in questa situazione, cosa succede quando spawnano là, come contrastare un push dentro scuola, cosa fare sul relay, eccetera, eccetera, cosa che in Italia si fa poco e niente. Ve lo dico al 100%. Proprio ne sono sicuro di team che ci sono in Italia, penso che forse l'1% dei team che ci sono in Italia, ma nemmeno, faccia queste cose. Pensano tutti più, prendiamo e giochiamo, perché per loro penso che sia più giochi, più hai possibilità di vittoria. Ed è sbagliata come cosa. Oltre a questo, quindi spero di portare in Italia qualcosa, magari con i Liquid, se troveremo questo accordo. E non so con chi giocherò. Non so cosa farò, non so se Beppe mi inserirà in qualche team. Io sto per giocare per un'associazione professionistica, quindi la parola d'ordine, diciamo la cos'è, io sono un giocatore, non ho potere decisionale, non posso decidere io con chi voglio giocare, magari se mi danno la possibilità ovviamente di fare una squadra, ok, ma ovviamente all'interno dell'associazione io sarò costretto a giocare con chi mi diranno loro. Se sarà così, se non avrò la possibilità di creare un mio team. E saranno cose a cui io dovrò stare per via di un contratto, per via di essere un professionista, come nel calcio. Ci sono due giocatori che si stanno sul cazzo, giocano nella stessa squadra, lo devono fare. E è successo anche negli NXG con Colga, che ho dovuto giocare con lui, anche se ovviamente, come ho sempre detto, avrebbe distrutto il team, nonostante comunque lui ha un'ottima esperienza ed è un bravo giocatore. Però sono stato costretto a giocare per scelta comunque anche di maggioranza. Eppure io ho detto va bene, prendiamolo perché ha comunque più esperienza ed è più bravo di Andex. Quindi ragazzi, non lo so cosa mi riserverà il futuro quando entrerò nei Liquid e se entrerò, perché ancora io non ho firmato niente, dovrò essere a Milano tra 1 a 2 settimane. E speriamo magari di risollevare quella che è questa community che sta sempre di più decadendo. Stiamo sempre più sprofondando nell'ombra, siamo un po' come gli spagnoli. Dobbiamo cercare di fare qualcosa tutti assieme e specialmente cominciare a portare dei risultati a livello europeo, concentrarci sull'Europa, supportare i risultati a livello europeo perché non è vero che non abbiamo i mezzi per allenarci, abbiamo dei problemi, quello è vero, le connessioni e molte, molte altre cose, però giocare a livello europeo si può fare, si può migliorare e si può vincere. L'ho fatto io con i Fabe e ho acquisito molta più abilità, ma intendo a livello di tattica e skill, quindi lo possono fare tutti, non è che sono nato imparato, eccetera, eccetera. Anzi, ho avuto la fortuna di questa opportunità grandissima con i Fabe. E niente, bitches, io vi saluto, spero vi sia piaciuto questo vlog con le spiegazioni. Speriamo quindi in un futuro con i Liquid migliore se entrerò. E niente, spero che avete capito quindi tutte le motivazioni che ci sono state dietro a questa cosa, dato che molti di voi parevate, diciamo, un pochino spaesati o comunque incazzati. Infatti mi sono pure, ho capito, ma sono stupidi, ho pensato, boh. Quindi spero di avervi chiarito tutto. Let's go, bitches!